Gli aerei che rombano in cielo oggi mi hanno riportato indietro nel tempo, quasi di 70 anni. Era il 1944, c'era la guerra. Ricorda così Silvia Agiai, contadina, nata a Chianocco in Valsusa l'11 aprile del 1925. Scrive ancora: solo alcuni anni fa ho letto su un giornale la notizia della tua morte avvenuta pochi giorni dopo la nostra separazione. Non ho mai dimenticato. Ogni tanto pensavo a te, nel cuore custodivo il ricordo della tua dolcezza, nonostante il tuo nome di battaglia fosse Lupo. Occhi sorpresa, c'è un aereo lontano che mi porta via. Indietro nel tempo è il 44, una notte d'agosto e tu mi tieni per mano. Fa freddo in montagna, ma il camino è acceso e noi abbiamo 18 anni. Se stiamo vicini non potranno vederci e se ne andranno via senza sganciare. Non lo so dire, ma è vero che pur nella paura passammo una notte felice, solo per la gioia di stare vicini. Finirà la guerra e noi abbiamo i nostri sogni, andrò via solo per tornare da te. Me l'hai detto quella notte e io ho promesso d'aspettare e ritornare per sempre con te. L'alba è vicina, un saluto veloce, ci scappa anche un bacio sulla guancia. Arrivederci a presto, io dalla mia mamma e tu in montagna dai compagni di lotta. Ti sei voltato ma non sei più tornato e per troppi anni io l'ho pensato. È passato di tempo e l'ho creduto che tu mi avessi dimenticato. Leggendo un giornale, tra quelle pagine il tuo nome ho ritrovato, tra quelli perduti per sempre in montagna. Allora ho saputo, non mi hai mai tradita. Addio per sempre, ora so che non mi avevi mai mentito. In quella notte non potevi tornare, non potevi tornare, che nei miei sogni